settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, a recuperare la spesa, la raccolta alimentare. Tutte le volte troviamo carrelli sempre pieni. La gente è molto solidale su questa iniziativa. Ringraziamo. Insomma, stiamo cercando proprio di far sì che gli aiuti arrivino a più persone possibile, soprattutto quello che mi preme dire, arrivino le persone che fanno più fatica a chiedere. Chi è in difficoltà chieda, non si preoccupi, perché a Castellanza rispetto agli aiuti alimentari non c'è nessuno che deve rimanere inascoltato. Molte persone per vergogna eccetera fanno fatica a chiedere. Non preoccupatevi, chiedete, che una soluzione sugli aiuti alimentari a Castellanza si trova. I numeri sono aumentati di chi chiede aiuto comunque. Sì, sì, tra l'altro anche tra le persone che hanno fatto richiesta di buono spesa, molte erano persone mai conosciute ai servizi sociali, quindi effettivamente il problema c'è sul territorio e penso ci sarà ancora per lungo tempo. Del coordinamento fanno parte Mensa del Padre Nostro, la Chiesa Evangelica, il CAV, Centro Aiuto alla Vita, la Caritas parrocchiale. E poi ci sono degli esercizi commerciali che si sono organizzati, sia piccoli esercizi che hanno fatto proprio un'iniziativa loro, ma anche gli esercizi commerciali un po' più grandi che hanno adottato iniziative tipo carrello sospeso qui sul territorio di Castellanza. E tra i volontari che ci stanno supportando c'è la Protezione Civile, c'è il Corpo Nazionale Guardia Fuochi che si è reso disponibile con i loro volontari, e poi abbiamo un elenco di una trentina di cittadini singoli che si sono offerti per fare volontariato. Queste sono tutte le famiglie? L'elenco di tutte le famiglie? Quante sono aumentate dall'inizio dell'emergenza ad oggi? Siamo partiti con 3 famiglie la prima settimana, 13 la seconda, 27 la terza, 44 la quarta e questa settimana ancora 44. Però queste 44, siccome i nuclei da 1, da 2, da 3, vengono consegnate ogni 15 giorni, quindi noi abbiamo 78 famiglie ad oggi a cui consegniamo i pacchi, quindi rimanendo fuori quelle vengono inserite quelle nuove, mentre quelle da 4 in su la consegna è settimanale. Spesa sospesa dal supermercato Tigros, il gigante di Castellanza e l'MD. Quindi i cittadini possono andare lì e fare la spesa. Fanno la spesa e lasciano nei carrelli il pacco che vogliono donare alle persone in difficoltà. E stanno donando tanto? Sì, veramente stanno donando parecchia roba di ogni genere. Siamo a 1000. Abbiamo cominciato il 14 di aprile, fino ad oggi siamo circa sui 1000 piatti. 1000 piatti che. 1000 primi piatti consegnati attraverso la messa del Padre Nostro alle famiglie in difficoltà. Le consegne le fate tutte a domicilio? Le consegne vengono fatte a domicilio dalla Protezione Civile e dai Guardiafuochi, noi ci occupiamo solo della parte cucina. Quanti siete come attivi? Noi siamo in 10 operativi a turni, ci rotiamo su 2 giorni, ci affermiamo. Cosa preparate solitamente? Pasta con vari condimenti, abbiamo fatto pomodoro, oggi c'è tonno, pomodori e olive, domani faremo la pasta alle verdure,
quello che ci danno anche altre associazioni che hanno deciso di collaborare con noi, ci fanno magari dei sughi al pomodoro, ce li portano poi, noi li confezioniamo. Quante sono le famiglie beneficiarie di questi piatti? Circa le famiglie 150-160. Al giorno più o meno sono 167 piatti. Che ruolo hanno i guardiafuochi in questa emergenza? Diamo una mano alla Protezione Civile e al Comune di Castellanza per l'emergenza Covid. Cosa fate concretamente? Noi concretamente, a parte questo, facciamo vigilanza antincendio dove facciamo corsi di formazione anche per i DPI e tutto per la popolazione. E oggi siete qui a dare una mano per i pasti? Per i pasti, per i ritiri dei beni di prima necessità e tutto quello che è inerente a questo servizio. Tutto volontariamente? Tutto volontariamente. Abbiamo cercato di inventarci, pensare a quello che potevamo fare nel nostro piccolo per aiutare gli altri. E quindi avete predisposto un cesto all'esterno dell'attività? Sì, 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 all'esterno e all'interno. E poi la gente comunque l'iniziativa l'ha accolta molto bene e la collaborazione è tanta. Quindi c'è chi fa la spesa nel negozio di fianco? Di fianco, in altri negozi, sì, ci ha aiutato tantissimo il panificio Cortesi perché la gente che va lì automaticamente prende qualcosina. Anche lei ha messo giù l'abbiamo la messo cassetta, anche lei la cesta così. Quindi un'iniziativa tra commercianti, certo, che collaborano tra di loro. Quindi la gente è generosa, sì, le persone molto. Sono molto, sì. Cosa portano di solito? Anche economicamente. Cosa portano di solito? Vabbè, noi abbiamo richiesto quello che ci ha dato il Padre Nostro, più che altro prodotti in scatola o comunque alimenti con una lunga scadenza. E ogni giorno si riempie la scatola? Sì, quasi tutti. Sì. Dopo la fine della settimana passano i ragazzi della Protezione Civile, d'accordo con il presidente dell'associazione. C'è anche chi vuole fare la donazione in denaro, che viene usata con dati al signor Broglia, che lui fa delle tessere prepagate, sì, per poter comprare alla gente la roba fresca, che può essere la carne, la verdura, prodotti che uno compra al momento e li consuma. Basta, tutto qui. Grazie. Noi vogliamo ringraziare i nostri parenti, amici, clienti che grazie a loro continuiamo a collaborare con l'associazione. E andrete avanti fino alla fine dell'emergenza. Sì, dove si può, siamo qua. Tanto noi siamo una categoria di quelli, tra virgolette, tabaccai che possono rimanere aperti, almeno un punto di riferimento, e la gente può lasciarla qua e niente.